Ma sicuramente è una fotografia di quella che è la situazione dei consiglieri a livello provinciale, un voto che vede certamente i comuni della costa favoriti, perché la dimissione di Pineto ha aumentato del 20% il voto ponderale. I comuni della costa sono sbilanciati sul centrodestra e hanno decretato un maggior voto ponderato sulla casa della forza del territorio. Questi 5 seggi di 10 rappresentano un 50%, che è anche una fotografia politica di quelli che sono gli schieramenti dei vari comuni da un punto di vista politico, e sarà certamente figlio di un andamento dell'elezione regionale. Quindi ogni candidato regionale ha il suo consigliere provinciale, il suo candidato consigliere provinciale, e sicuramente si preparano gli schieramenti per la vera battaglia che sarà il 10 marzo. Azione in coalizione col centro-sinistra alla regione, dalle dichiarazioni si legge un avvicinamento ancora al centro-sinistra, quindi alla lista del presidente. Certamente sono persone che manterranno gli impegni come più volte dichiarato. Ha un'equità che di fatto viene anche dalla scorsa elezione. Ricordiamo che la scorsa elezione erano 5 a 7 consiglieri, 5 del centro-sinistra e 7 del centro-destra. Quindi, se vogliamo, si vince di nuovo una ripartizione quasi 50-50. L'ultimo seggio scatta su poche decine di voti ponderati, quindi di fatto la lettura non può essere data in funzione del metodo di ripartizione dei seggi, che avrebbe potuto vedere un 4 a 6 solo redistribuendo i voti che hanno preso le varie liste.